Salve ragazzi, bentornati qua sul mio canale con Formula 1 2021 per la penultima gara di carriera a Jeddah. La classifica è calda, ragazzi, è caldissima perché come vedete a due gare dalla fine siamo a meno 15 da Verstappen. È difficile perché 15 punti non sono pochi, sono un terzo posto praticamente. Dobbiamo recuperarli su uno che di solito, se non vince, fa secondo. Al momento lui ha 4 vittorie e noi 3. E l'unica gara non vinta da una Red Bull è quella di Bottas in Austria, sì. Ok, queste sono le componenti meno consumate e adesso andiamo in qualifica. Venticinque e quattro. Non è stato un giro perfetto, però che cazzo, 25 e 4. Penso che almeno una prima fila. Addirittura mezzo secondo a Verstappen in qualifica. Verstappen è dall'inizio della stagione che ci sta sempre demolendo in qualifica. Per una volta siamo noi a demolire lui. Vi diamo un caldo benvenuto da una località definita come il gioiello del mondo arabo, Jeddah, una delle città più popolose dell'Arabia Saudita, seconda solo a Riyadh. Passaggio verso la Mecca, una delle porte più grandi della regione. Ora è anche la città del Gran Premio d'Arabia Saudita. Il nuovo circuito del calendario di Formula 1 si mostra come la maggior parte dei circuiti cittadini già presenti. Essi offrono una sfida tecnica per ogni pilota, volta alla concentrazione e padronanza di ogni curva. Al contempo dovranno saper gestire le gomme adeguatamente, date le alte temperature di questo paese. E come sempre, qui al mio fianco, nella cabina di commento, c'è un pilota di grande esperienza, Luca Filippi. Dimmi, Luca, non sei certo estraneo alla bagarre di curva 1. Come dovresti fare per tenerti fuori dal pericolo quando c'è così tanto movimento attorno a te? Ci sono tre cose a cui bisogna dar conto, Carlo. Posizionamento, controllo e disciplina. Per prima cosa devi riuscire a ritagliarti un po' di spazio con la tua auto e assicurarti che tu abbia il tempo di reagire di conseguenza. Poi devi stare attento agli specchietti ed ascoltare i suoni che ti circondano per capire dove gli altri si trovino. Ed infine, non peccare di avidità. Solo perché vedi un varco non vuol dire che devi sempre lanciarti. Attenzione ragazzi, perché non c'è più Verstappen in seconda posizione, c'è Hamilton. Probabilmente Verstappen ha preso penalità per la sostituzione di qualche componente. Non possiamo non approfittare di questa cosa, è ora più che mai vietato sbagliare. Ok, occhio al semaforo. Via. Ok, molto buono lo stacco, addirittura Norris che cerca di inserirsi letteralmente tra le due Mercedes, addirittura è secondo, no, non è secondo però in lotta con Hamilton e questo va tutto a nostro vantaggio perché possiamo immediatamente scappare. Grandissimo Norris, vedi che tra creator ci si intende.
Hamilton però è riuscito a mantenere la seconda posizione. Va bene, non fa niente. Il nostro obiettivo è quello di scappare e di mettere almeno un secondo prima dell'attivazione del DRS. Stando alla qualifica ce la possiamo fare. Stando alla qualifica abbiamo il potenziale che serve. Sarebbe importante, ma a parte che già ce l'abbiamo un secondo. Come non detto, io mi stavo già a fare i calcoli. Il secondo già ce l'abbiamo. Quindi al momento Hamilton, Norris, che comunque a podio, e Bottas sarebbero fuori dal DRS. Questa cosa è importantissima, soprattutto perché ragazzi, Verstappen è fuori dai primi 5. E credo sia partito anche male. Ok, questo è il giro dove il DRS verrà consentito e abbiamo 3 secondi di vantaggio su Hamilton, che probabilmente si sta dando battaglia con Norris e Bottas, e questo non fa altro che avvantaggiarci. Ok, allora la sosta in teoria è questo giro, ma sapete cosa vi dico? Trovo, visto il vantaggio che abbiamo, trovo abbastanza inutile andarmi a rischiare la sosta adesso, con il rischio poi di risbucare nel traffico e magari perdere tempo. Piuttosto io continuo, tanto le gomme sono ancora buone, e aspetto che si fermi Verstappen. Vediamo se Verstappen si ferma in questo giro. Se si ferma in questo giro, noi ci fermiamo al prossimo. Verstappen ha passato Bottas. Non credo che abbia l'intenzione di fermarsi. Verstappen si avvicina pericolosamente ad Hamilton. Dico pericolosamente perché più si avvicina, meno punti gli guadagniamo, ovviamente. Ok, siamo a 9 secondi e mezzo da Verstappen, io mi fermo adesso. Indipendentemente da quello che fa lui, mi fermo adesso. Tanto ripeto, il pericolo traffico dovrebbe essere scongiurato. Facciamo anche un'entrata in box molto tranquilla. Non ha senso rischiare con questo vantaggio. Verstappen anche lui è box. Vabbè che stavolta, a differenza di Monza, ce l'abbiamo tranquillamente il margine per fare il doppio pit stop. Però proprio la sta prendendo come abitudine Verstappen. E adesso intanto voglio provare il giro veloce proprio per essere sicuro e tranquillo di portarmelo a casa. Ok, fucsia nel primo settore. Oh, al limite, bene. Fucsia anche nel secondo. Dai, dai, dai. Questo è un gran giro. Some information on Norris. They're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Non me ne frega un cazzo di Norris ora come ora. Ah, finito l'ES. 27-1. E direi che il giro veloce adesso è in banca.
Ah, Verstappen si è rimesso davanti ad Hamilton e occhio, bandiera gialla. Bandiera gialla è Norris, niente safety car. Ragazzi, la safety car l'ho addirittura messa ad aumentato proprio per farlo uscire più spesso, per rendere un po' più imprevedibili le gare, ma nonostante ora abbia messo aumentato, è da inizio stagione che non ho visto una safety car. Verstappen al momento è secondo, però Hamilton è vicino. Dai Lewis, non ho mai sperato così tanto in Hamilton. Mi sa che non ce la fa. Penso proprio che non ce la fa. Intanto ce la facciamo noi. Con pole position, giro veloce, vittoria e in testa dall'inizio alla fine. Dovrebbe essere, com'è che si chiama? Gran Chelem, tipo. Fammi vedere chi è arrivato secondo. Pilota del giorno Leclerc. Sì, ok, voglio vedere chi è arrivato secondo. Vittoria e che vittoria! Oggi si è aggiudicato il campionato. Sono stati costanti lui e l'intera scuderia. Congratulazioni, una stagione perfetta. Chi è secondo? Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? Mi sembra che vabbè, il fattore determinante sia stato uno solo, la velocità. Mi pare Red Bull ha cercato la vittoria fino in fondo e i suoi sforzi sono stati ripagati. Mannaggia. Hanno ormai un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. Addirittura il nostro giro veloce è stato un secondo e sette più veloce del miglior giro di Verstappen. Vabbè che abbiamo usato tipo l'ERS ogni qualvolta potevamo in quel giro, e con le macchine sviluppate dura anche di più l'ERS. Col giro veloce abbiamo recuperato 8 punti su Verstappen e siamo adesso a meno 7. Meno 7 vuol dire che dobbiamo vincere e sperare che Verstappen non prenda il giro veloce. Ora come ora siamo anche a parità di vittorie, 4 e 4, quindi se vinciamo ad Abu Dhabi, Verstappen fa secondo ma non prende il giro veloce, saremmo sì a pari punti ma per un maggior numero di vittorie prenderemo il campionato. Invece se Verstappen dovesse fare il giro veloce, anche con una nostra ipotetica vittoria, se lo prenderebbe lui per un punto. Purtroppo l'ultimo è Abu Dhabi e io non vado chissà quanto bene ad Abu Dhabi, non mi piace per nulla come pista. Però qualcosa dobbiamo fare perché dobbiamo indubbiamente vincere, ma dobbiamo fare anche il giro veloce. O in alternativa sperare che Verstappen faccia terzo, ma non ha fatto terzo adesso che è partito indietro, figuratevi quando farà la qualifica e partirà normalmente. It's Friday then, it's Saturday Sunday what? It's Friday then, Saturday Sunday what?